Santa Caterina da Siena. Dialogo della Divina Provvidenza. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Gli impedimenti dell'ascesa. L'anima deve continuamente spronarsi all'ascesa, mediante questa madre che è l'orazione. E questo fa precisamente quando si rinchiude nella cella del conoscimento di sé, unita a me con amore d'amico e di figlio. Se l'anima non seguirà i criteri che ho indicato, rimarrà sempre nella sua tiepidezza e nella sua imperfezione. Tanto infatti è capace di amare, quanto il vantaggio e il diletto che essa prova in me o nel suo prossimo. Ora ti voglio parlare di questo amore imperfetto. Né ti voglio tacere un primo inganno cui l'anima è soggetta, allorché mi ama per propria consolazione. Sappi, infatti, che il mio servo, che mi ama imperfettamente, cerca la consolazione, grazie alla quale mi ama, più di quanto cerchi me. Lo si può capire da questo, che quando gli viene a mancare la consolazione spirituale, quella cioè che appaga la mente, o quella temporale, egli resta deluso e turbato, come capita agli uomini del mondo, i quali, fino a che dura la prosperità, vivono compiendo qualche atto di virtù. Ma al sopravvenire delle tribolazioni che io do per loro bene, rimangono delusi nel piacere che ne provano, e di conseguenza vengono distolti proprio da quel poco di bene che facevano. A chi ne domandasse loro il motivo, risponderebbero: «Sono turbato perché ho ricevuta tribolazione, e quel poco di bene che facevo mi sembra ora un'azione di perdita, in quanto non riesco più a farlo, né con il cuore né con lo spirito di prima. E ciò a causa della tribolazione che mi affligge. Infatti prima mi sembrava di operare più in pace e con il cuore più disteso di quanto l'abbia ora». Questi tali sono ingannati dal loro piacere. La verità è che la causa non sta nella tribolazione sopraggiunta, e neppure nel fatto che essi amino o operino meno di prima. Le azioni fatte nel tempo della tribolazione per sé valgono quanto valevano prima. Anzi, se le facessero con pazienza, varrebbero anche di più. Piuttosto, la causa sta nel fatto che essi dalla prosperità traevano grande diletto. Onde credevano di amarmi con le loro piccole virtù e che bastasse poco per appagare la loro mente. Una volta privati di ciò in cui il loro cuore posava, pare loro di essere stati defraudati della pace nel loro agire. Ma non è così. Ad essi capita quello che avviene di un uomo che sta nel suo giardino e trae riposo dal lavoro che vi fa perché lavorarvi gli procura un grande piacere. Gli sembra infatti di riposarsi in quel lavoro, mentre il suo maggiore consolazione di quanta ne ho ora che sono tribolato. So anche che il fare il bene mi era di grande giovamento, ma ora non mi giova più, né riesco a trarne qualche consolazione. Le loro considerazioni, le loro parole, sono false, poiché se essi avessero trovato piacere nel bene fatto per amore della virtù, non lo avrebbero perduto.
anzi, l'avrebbero visto crescere. Ma poiché le loro buone azioni si fondavano sul bene sensitivo che essi ne provavano, perciò il diletto viene a mancare col venir meno della consolazione per la quale agivano. Questo è il primo inganno in cui la gente comune alcune volte cade. Costoro sono tratti in inganno da se stessi, dal proprio diletto sensibile. Qualche volta si ingannano anche i miei servi, che si trovano nello stadio dell'amore imperfetto, quando mi cercano e mi amano per desiderio di consolazione e per il piacere che traggono da me. Io remunero, infatti, più o meno, secondo la misura dell'amore di colui che riceve, ogni bene che viene compiuto. Proprio per questo, io dono la consolazione mentale in modi diversi durante la preghiera. Non già perché l'anima riceva la consolazione negligendone la fonte, ossia con l'attenzione rivolta più alla consolazione donata da me che a me donatore, ma affinché l'anima guardi all'affetto della carità con la quale io la consolo e consideri quanto è indegna di riceverla, più di quanto non stia attenta alla propria consolazione. Ma nel caso in cui l'anima, nella sua ignoranza, s'aggrappi solo alla consolazione, senza considerare il mio affetto verso di lei, ne riceve danno e cade negli ulteriori inganni, di cui ora ti dirò. Uno di questi inganni sta proprio nel fatto che, attratta dalla propria consolazione, l'anima altra ne cerca e vi ripone la sua gioia. Di più, in occasioni ulteriori, sentendo in qualche modo in se stessa sia la consolazione, sia la mia presenza, seguirà lo stesso metodo della volta precedente, quando trovò consolazione, per rifarne l'esperienza piacevole. Ma io non concedo la consolazione sempre allo stesso modo, altrimenti potrebbe sembrare che io non abbia altri modi per darla. La concedo in modi diversi, a seconda che piace alla mia bontà e relativamente alla necessità e ai bisogni di quell'anima. Però se l'anima è ignorante, allora cercherà affannosamente lo stesso tipo di consolazione già provato, quasi volesse dettare legge allo Spirito Santo. Non dovrà pertanto comportarsi in questo modo, bensì camminare coraggiosamente sul ponte della dottrina di Cristo crocifisso, onde riceverne consolazione nel modo, nel tempo e nel luogo che alla mia bontà piacerà di donarla. E se la negherò, anche questo sarà per amore e non per odio, affinché l'anima davvero cerchi me e non mi ami soltanto per il proprio diletto. Anzi, accolga con umiltà la mia carità più che il diletto che vi trova. Se essa si comporterà diversamente, se cioè operare secondo il proprio desiderio e la propria immaginazione,
Questo difetto deriva dal fatto che la propria passione s'aggrappa al diletto spirituale trovato in me. Ma si inganna, perché sarebbe impossibile stare sempre nello stesso stato. Come l'anima, infatti, non può starsene inerte, e pertanto non può fare a meno o di progredire nelle virtù o di tornare indietro, così la mente affisa in me non può aspettarsi una sola forma di consolazione, come se la mia bontà non ne potesse dare altre. Molte e diverse, invece, io ne procuro. A volte procuro la gioia dell'allegrezza mentale, a volte provoco contrizione, dispiacimento del peccato, tali che la mente sembra restare turbata. Altre volte ancora sarò nell'anima, ed essa non mi sentirà. Oppure in diversi modi la renderò sensibile alla mia verità, il Verbo incarnato, ponendolo davanti all'occhio del suo intelletto. E tuttavia non parrà che l'anima, nel suo intimo sentimento, provi quell'ardore, quel diletto, che avrebbe creduto dovesse seguire a quell'impressione. Altre volte essa non vedrà nulla, e tuttavia proverà gioia grandissima. Tutto questo faccio per amore, per conservare l'anima accrescendo in essa le virtù dell'umiltà e della perseveranza, per insegnarle che non deve impormi alcuna regola, né scegliersi quale suo fine, la consolazione, ma solo la virtù in me fondata, affinché umilmente essa riceva il tempo dell'abbondanza e il tempo della tribolazione, con quello stesso affetto d'amore con il quale io glieli dono, e affinché con fede viva creda che io le faccio questi doni, secondo quanto è necessario per la sua salvezza o per condurla a grande perfezione. Se ne stia dunque umile, ponendo il suo principio e il suo fine nell'affetto della mia carità, accogliendo la gioia o la mancanza di gioia che la mia carità si compiace di donare, non già nel modo che la sua volontà desidera, ma secondo la mia volontà. Solo così essa non sarà tratta in inganno, ma ogni cosa riceverà da me, che sono il suo fine, fondandosi nella mia dolce volontà. Ti ho detto dell'inganno, in cui cadono coloro che a proprio modo vogliono gustare e ricevere la mia presenza nella loro mente. Ora ti dirò del secondo inganno, di quelli il cui diletto sta tutto nel cercare la consolazione della propria mente,
al punto che sovente, pur vedendo il prossimo in situazione di necessità spirituale o temporale, non lo aiutano. Atteggiandosi a virtuosi, si giustificano così. Se mi metto ad aiutarlo in questo momento, io perdo la pace, perdo la quiete della mente. Non posso recitare le ore del Sant'Ufficio al tempo debito. Onde a loro sembra di recarmi offesa se non ricevono la mia consolazione. Costoro sono tratti in inganno dallo stesso diletto spirituale della loro mente. Così finiscono con l'offendermi maggiormente, non soccorrendo alle necessità del loro prossimo. Sono io, infatti, a ordinare ogni esercizio vocale o mentale, affinché l'anima giunga a perfetta carità verso di me e verso il prossimo, e in questa carità permanga. Io sono offeso maggiormente dalla negligenza nella carità del prossimo, negligenza per la quale si cercano scuse proprio nell'esercizio di preghiera che si sta facendo e nella pace della mente. Più di quanto non lo sia dalla sospensione di quell'esercizio, a causa di un atto di carità verso il prossimo. Poiché nella carità del prossimo essi trovano me. Mentre nel loro diletto, dove essi mi cercano, proprio di me sarebbero privati. Infatti, la negligenza nell'aiutare il prossimo diminuisce il mio affetto per loro. E diminuito l'affetto, diminuisce la consolazione. Così che esso gli presenti. Ma in tal caso, costoro aiuteranno il prossimo con un certo fastidio, con tedio di mente, provando il pungolo della coscienza. Così che l'aiuto del prossimo diviene per loro e per gli altri qualcosa di intollerabile. E se qualcuno domandasse loro: perché mai provi questo tedio? Essi risponderebbero: perché mi sembra di aver perduto la pace, la quiete mentale, e ho tralasciato di fare molte delle cose che volevo fare. Perciò temo di aver offeso Dio. Ma non è affatto così. Piuttosto, essendo il loro sguardo fisso nel proprio diletto, non sanno discernere né conoscere dove stia veramente l'offesa a Dio. Se così non fosse, la loro anima vedrebbe che l'offesa non sta nel non ricevere consolazione mentale, né nel trascurare l'esercizio dell'adorazione in un momento in cui il prossimo richiede il loro aiuto. L'offesa sta invece nel farsi sorprendere nella mancanza di carità verso il prossimo, che deve essere amato, deve essere servito, per amor mio. Vedi quanto ci si può ingannare quando l'amore spirituale è rivolto solo verso se stessi. A volte, a causa di tale amore imperfetto, si riceve anche maggior danno. Se infatti si colloca il proprio affetto nella sola consolazione e nelle visioni, cose che spesso io dono e do ai miei servi, qualora l'anima se ne vedesse privata, cadrebbe nell'amarezza, nella tristezza mentale, perché si riputerebbe privata della grazia ogni volta che io mi ritraessi dalla sua mente. Ti avevo detto, infatti, che io andavo e tornavo all'anima, non sottraendole la grazia, ma il sentimento della mia presenza,
proprio per farla giungere a perfezione. Ma essa cade nell'amarezza e le sembra di essere nel profondo dell'inferno, non appena si sente privata del diletto e sente le molestie di molte tentazioni. Non deve stare in questa ignoranza. Non deve lasciarsi ingannare dal proprio amore spirituale tanto da non conoscere la verità. Deve riconoscere me in se stessa, poiché io sono quel sommo bene che nel tempo delle difficoltà le conservo la buona volontà, quella che non rincorre le consolazioni. Si umili dunque l'anima, reputandosi indegna della pace e della quiete della mente. Proprio per questo io mi sottraggo a lei, per farla umiliare, per farle riconoscere in sé quella mia carità che ella troverà nella buona volontà, e affinché non si nutra solamente del latte della dolcezza con il quale io addolcisco il volto dell'anima sua. Anzi, perché ella si attacchi vigorosamente al petto della mia verità, per riceverne la carne insieme con il sangue, cioè per trarre a sé il latte della mia carità, per mezzo della carne di Cristo crocifisso, ossia della sua dottrina, della quale vi ho fatto ponte, affinché attraverso di lui possiate giungere sino a me. Per questo fine, ritraggo da quelle anime la mia consolazione. Se esse procederanno con prudenza, senza cercare soltanto il latte, per ignoranza, io ritornerò a loro con maggiore consolazione, con maggiore fortezza, con lume e ardore di carità. Ma se esse sopportano con tedio e tristezza e confusione mentale la privazione del sentimento, della dolcezza mentale, guadagneranno assai poco e permarranno nella loro tepidezza. Dopodiché, spesso, subiscono un ulteriore inganno da parte del demonio, perché questi può trasformarsi in visione luminosa. Il demonio, infatti, come vede la mente, disposta all'accoglimento e al desiderio, subito s'avvicina, e vedendo la mente ingorda, con brama rivolta solo alle consolazioni e alle visioni mentali, non in queste l'anima deve riporre il proprio desiderio, ma solamente nelle virtù, ed anzi reputarsi indegna di esse, e in queste consolazioni ricevere il mio affetto. Il demonio, dico, si trasforma allora davanti a quella mente, in forma luminosa, assumendo diverse figure. A volte prende figura d'angelo, altre volte l'aspetto della mia verità. Altre ancora, figura dei miei santi. Egli fa questo per pigliare l'anima con l'amo del proprio diletto spirituale, quello cioè che essa ha collocato nelle visioni dilettevoli della mente. E se quell'anima non si leva con vera umiltà, disprezzando ogni consolazione, subito resta impigliata in questo amo, tra le mani del demonio.
Se invece essa con umiltà disprezza le consolazioni e anziché aggrapparsi al dono si stringe con amore all'affetto di me, che sono il donatore, il demonio non la può tollerare, perché la sua superbia gli impedisce di stare con la mente umile. Se tu ora mi domandi da che si può riconoscere che la visione è del demonio anziché tua, io ti rispondo che il segno è il seguente. Se la visione proviene dal demonio, presentatosi alla mente a visitare l'anima in forma di luce, l'anima immediatamente riceve allegrezza. Però, quanto più la visione permane, questa allegrezza perde di intensità, sino a che rimangono tedio e tenebre, e uno stimolo di curiosità, mentre la mente intimamente si offusca. Ma se veramente viene visitata da me, verità eterna, l'anima riceve dapprima un santo timore, e con il timore riceve gioia e sicurezza, con quella dolce prudenza che dubitando non dubita. E piuttosto, poiché si conosce, reputandosi indegna della visione, l'anima dirà: io non sono degna di ricevere la tua visita. E se non ne sono degna, come può essa darsi? Allora essa si volge alla mia grande carità, conoscendo e vedendo che a me è possibile darle quella visione. E mi è possibile, perché non guardo alla sua indegnità, ma alla mia dignità, che la fa degna di ricevermi in sé, per grazia e per sentimento.